Ciao, benvenuti a Lunedì MSX. Io sono Illy, questo è il mio MSX2, questo qui, questo è il mio computer che grabba. Qui dentro c'è una mega flash ROM che ancora sconvolta dal gioco di Oche della settimana scorsa. E andiamo avanti con la seconda parte di MSX Disk numero 6, numero 6. Oh, allora, cosa abbiamo visto nella prima parte? Abbiamo visto Hot Rods, Angry 2 e Hockey. Adesso tocca Meteor, quindi 4. Questo me lo ricordo però. Sentite che sintesi vocale incredibile. No, l'abbiamo già fatto questo. Sì, basta. Vale, cioè, ok. Ma questo l'abbiamo già giocato, no? Sapete se il suono sparato? Diciamo così, che tanto non è che ci sia sto granché da sentire. Però l'abbiamo già fatto sto gioco qua. Dai, sì. Me lo ricordo abbastanza bene. Sì, vabbè, insomma, è un Asteroids sotto steroids. Battute squallide. Sì, non era anche, cioè, me lo ricordo abbastanza difficilotto per la mia incapacità totale e globale. Ma a noi non interessa, non interessa giocare e evitare di pole position. Sarebbe figo. Del Giappone, della musica interessante, che è finita quando me l'ho alzato. Ecco, no, è tipo qualcosa su. Ok. Farò questo, è level 1 perché si sa mai. Questo è Aikido, Budo, no? Urca, che legnata. Io non capisco neanche player dovrebbe essere. Cose strane. Ah, ok. Allora, aspetta. Si muovono da soli. Io in base, credo, alla direzione più il pulsante, decido il colpo, urca, decido il colpo da fare. E la CPU ha fatto due colpi validi. Ma si può. Io vado via. Tutto triste e sconsolato, ma ecco, torno bello, bello rinvigorito da. Inchino, saluto e vabbè. En garde, pre, vabbè. No, non è scherma, è. Come aggressivo. Ma. C'è qualcosa che mi sfugge. Sembra quasi che. Come nei cartoni animati dei robottoni, sembra quasi che annunci il colpo. Eccolo qua, bella botta in faccia. Alla barda spaziale, pam! Vedi, sta dicendo tipo adesso ti. Ah! Gli ho dato una bastonata sulle mani. E così, gli ho fatto cadere l'arma. È
I comandi non mi... Urca. Io ho perso ancora perché ho fatto qui. Si vede chiaramente che qui ho fatto 2x e un cerchio che sta a indicare il punteggio, cioè il colpo dato valido, e invece il mio avversario ha fatto due cerchi e una x sola. E parte subito con una bastonata in testa, però vabbè, ok. No, è strano. È strano, magari bisogna forse capire bene le meccaniche del gioco e anche magari proprio lo sport a cui questo gioco fa riferimento. Ok, devo spegnerlo selvaggiamente perché è una cosa tipica dell'MS di queste cose da edicola, che a volte il reset che ogni MSX dovrebbe avere, vado un po' a memoria, non riesce a ripulire bene la RAM e quindi niente. Lady Cosmo, vabbè, vediamo cos'è. Dai, stupiscimi. Questa immagine un po'. C'è della musica. Joystick e inizio. Ok, anche questo mi sa di qualcosa di già visto. Allora, ho 4 vite. Mi sta seguendo. Non riesco a capire. Aspetta, magari devo girare e metterlo nella 2. Sai, vai a capire a volte. Avevo scelto joystick, vero? Mi sembra, sei abbastanza convinto effettivamente fosse joystick. Quindi lo rimetto nella 1 e esatto. Quella cosa che mi... No, è tornata. Ma che strana. Ah, devo andare di qua. Ah, eccolo qui, guarda, il mio famiglio in pratica mi sta. Curioso l'idea di andare, diciamo, a un platform dove si avanza andando a sinistra, che di solito, perché mi sono incaponito andando a destra. Comunque non è male. Allora, anche se, come detto milioni di volte, il cuore si rimpicciolisce, interessante questo modo di contare la vita. Anche, oh, guarda, proviamo, magari posso entrare. Aiutami, bravissimo. No, non posso entrare, o magari sì, e io non sono, e non riesco a capire come fare. Allora, nonostante il fatto che sia questa grafica, diciamo, quella specie di alta risoluzione, però con meno colori, che rende il gioco un po' lento, in realtà non è così disturbante sta cosa. Guarda, allora, a parte la protagonista decisamente maggiorata. Siamo negli anni 80, ci sta, bella. Dai, uccidilo, bravissimo. Ma non è che sia d'azione, proprio frenetica, eh. E comunque proseguo. E urca.
dai, questi mi fanno parecchio male. Parecchissimo. Vabbè, io... Ah no, guarda, guarda, invece posso scendere. Oh, turbo laser degli Ones, quindi sarà... Urca! Adesso sì che ci siamo. Ma che carino questo. Sapete cosa vi dico? Questo potrebbe essere un gioco papabile per l'8 Bit of Christmas. Perché è un gioco... Un gioco d'azione. Una protagonista femminile che sa il fatto suo, decisamente. Guarda come si sbarazza dei nemici. Non è per niente male. Sì, è vero, è leggermente lento. Soprattutto quando... No, esplode in un nuvolo di cuoricini. Perché comunque vogliamoci tutti bene. Ho 3 vite, cavolo. Non è male. Ho mantenuto la mia arma che spara. Ne ha di che sparare. E mi piace. Potrebbe essere un gioco papabile per l'8 Bit of Christmas, sì. L'anno scorso o l'altro anno ancora avevo fatto Hundra, anche lì con una protagonista molto... molto procace. E YouTube mi ricordo che mi aveva censurato. Mi aveva censurato la thumbnail, che evidentemente si vedeva. Vedeva una modella un po' scosciata. Si vede che YouTube non ha gradito sta cosa. Qui se metto la protagonista con tutto quanto. Così come abbiamo visto nella... No! L'ho visto prima, magari mi viene bloccato, però è sicuramente da provare. È una bella sorpresa, in effetti. Al di là, delle pulsioni che un ragazzino può avere. Guardo, guarda, cioè, quanti avranno caricato sto gioco? Attirati un po' così dalla presentazione. Wow, cuoricione che sarà, spero, una vita. Infatti lo è. No! Urcas. Qui credo che ci sia un lavoro di mappe da fare. Secondo me questo è un lavoro per il buon Cristiano, che è un mappatore proprio doc. Musica è carina, spero che non sia troppo alta. Basso ancora un filo. Il gioco rallenta un pochino quando si riempie lo schermo di sprite, però è fatto bene. Quindi, ma secondo me lì sotto, sopra la scritta punti, ci dovrebbe essere il... è il posto chiaramente per il... come si dice? Per il nome del gioco. Mi sembra abbastanza evidente. Bello, mi piace. Molto... Guarda cosa c'è qua. Vediamo. Secondo me da raccogliere. Carga de protones. Ok. E se non muoio... posso scegliere l'arma? No. Va bene. Voglio capire bene cos'è. Posso andare più in alto? Non mi pare. No, ok, vediamo un po' cosa succede. Quindi ho recuperato un cuore tutto là e una carga di protones di qua. Quindi direi che ho fatto tutto, ne posso risalire. Questo non è tanto bello col joystick perché... Oh, cuoricino, andiamo. Perché non è tanto bello col joystick? Perché il salto è in su. E io non... è scomodo. Per me fare il salto in su col joystick mi viene più comodo con la tastiera. Quindi nell'eventuale partita dell'8 Bit of Christmas sicuramente... Ma non potevo chinarmi prima? Forse me lo sono sognato. No, me lo sono sognato. Giocherò con la tastiera. Guarda come va lentamente. Povero MSX. Niente male. Che
stupido. Adesso devo tornarmi indietro tutto, ma mi torno, ma non torno indietro. No, non torno indietro, finisco qui la puntata, poi ho fatto 15 minuti. 15 minuti che in effetti però è giusta. È giusta. Allora io cosa faccio? Tolgo la musica e io vi ringrazio, chiedo a il buon Marco di cercarmi il nome, il titolo originale di questo gioco perché mi piacerebbe tanto portarlo nell'8-Bit of Christmas perché secondo me ha del potenziale, magari così ho il tempo per studiarmelo un pochino, capire bene il da farsi e così via. Secondo me questo viene bene anche nell'emulatore perché il Blue MSX ha la possibilità di aumentare la velocità dell'MSX stesso, quindi magari dandogli quel 20-30% di velocità in più potrebbe essere anche più giocabile, più giocabile. Non che così non sia giocabile, però vedete come soffro un po' di lentezza. Cioè, finché io non ho pochi nemici a schermo, è buono. Quando comincia ad aumentare, povero, fa un po' fatica. Questo a vederlo mi sembrava il disegno di Ortolani. Sembrava l'autoritratto di Ortolani. Io vi saluto, ma in realtà mi sta venendo voglia di andare avanti. Perché in effetti, pensate cosa. Quanto bello. Vabbè, sono morto. Sono morta, anzi. Sì. Pensate quanto poteva essere bello se fosse stato un po' più veloce, eh. Avrei potuto veramente giocarci le ore, però non ce l'avevo questo. Non era nelle cassette. Nelle mie cassette da dico, né tantomeno nel gioco originale. Quindi qua devo saltare. Al pelo! Merita! Porca miseria, veramente! Basterebbe solo quel briciolo in più di velocità. E poteva. Ah, bello. Non voglio andare. No, non voglio proseguire più di così perché questo voglio proprio portarlo nell'8-Bit of Christmas. Così posso fare anche una bella puntata, un long play. E sì, mi piace tanto. Ciao ragazzi, e ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!